L'arte della conversazione, di Benedetta Cravelli. Vorrei parlarvi questa sera dell'importanza che la scrittura epistolare andava assumendo nella civiltà mondana francese di cui andiamo raccontando la storia. Nel 1624 lo scrittore più famoso della sua epoca, Gaius de Balzac, conquistava il pubblico mondano pubblicando una raccolta di lettere. Questa raccolta è importantissima per due motivi. Prima di tutto perché Balzac abbandonava il latino, la lingua convenzionale usata dai letterati fra di loro, per il francese, e dimostrava le possibilità straordinarie del francese, giudicato ormai una lingua matura. Dimostrava inoltre la possibilità che la scrittura familiare aveva, la scrittura familiare in senso di un genere familiare come quello della lettera, la possibilità che la scrittura familiare aveva di trasformarsi in prosa d'arte. Ma era Voiture, contemporaneo di Balzac, che non si voleva uno scrittore professionista ma un semplice dilettante, a imporre la linea maestra dello stile epistolare all'insegna della naturalezza e in un rapporto mimetico con la conversazione. Questa sera ci occuperemo di buone maniere e dell'importanza centrale che esse hanno avuto nella civiltà francese di antico regime. All'inizio del Seicento le buone maniere erano servite a stemperare la violenza di una casta guerriera che aveva deciso di preferire di gareggiare in grazia ed eleganza anziché di farsi la guerra. Le buone maniere erano state, d'altronde, anche il segno distintivo di una classe sociale, quella della nobiltà. Nel giro di qualche decennio, le buone maniere diventavano anche il tratto distintivo di tutta la nazione. Lo riconosce anche Voltaire, non sempre tenero con i suoi connazionali, quando scrive: «Sin dai tempi della reggenza d'Anna d'Austria, i francesi sono il popolo più socievole e più cortese della terra». Ora dobbiamo a un filosofo scozzese, a David Hume, che conosceva profondamente la Francia, dove aveva soggiornato intorno alla metà del Settecento per alcuni anni, l'analisi più sottile, più interessante della cortesia francese. Secondo David Hume, la dinamica che si instaura fra cortesia e politesse può nascere soltanto in una società aristocratica e in una monarchia assoluta. Scrive Hume: «In una lunga catena di dipendenza che va dal principe al contadino, la cortesia genera in ciascuno l'inclinazione di piacere ai suoi superiori, formandosi sul loro modello. Quale esempio migliore della cortesia squisita mostrata da Luigi XIV, il più assoluto, il più tirannico dei sovrani d'Europa? A questa cortesia rende omaggio il duca di Saint-Simon, che pure detestava Re Sole». Mai gli è accaduto di dire qualcosa di scortese a chi che sia. E se doveva biasimare, rimproverare, correggere, cosa che gli succedeva raramente, era sempre con un'aria più o meno bonaria, quasi mai in tono secco, mai con collera. Mai uomo fu così naturalmente cortese, e di una cortesia così ben misurata e graduata, né più capace di distinguere l'età, il merito, il rango, e nelle risposte, quando diceva il suo vedrò, e nelle maniere. Queste diverse condizioni erano contrassegnate con la massima precisione dal suo modo di salutare e di ricevere le riverenze quando ci si accomiatava o si arrivava. Era ugualmente mirabile nel ricevere i saluti quando passava in rassegna alle truppe o alle parate militari, ma soprattutto con le donne non ci fu mai nessuno che gli stesse a confronto. Mai passò davanti alla minima cuffia senza sollevare il cappello, dico per le cameriere, e che egli sapeva tali. Per le dame si toglieva del tutto il cappello, ma con un gesto che poteva essere più o meno ampio. Per la gente titolata se lo toglieva a metà e lo teneva sollevato o all'altezza dell'orecchio per qualche istante più o meno lungo. Per i signori, che erano davvero tali, si contentava di portare la mano al cappello. Se lo toglieva, come faceva con le dame, per i principi del sangue. Ma in cosa consistevano le buone maniere? Ce lo spiega un altro innamorato della Francia, Lord Chesterfield, in una lettera a suo figlio, che aveva per l'appunto mandato a Parigi a imparare la buona educazione. È una lettera del 1752. Parigi è indiscutibilmente la sede delle grazie. Esse vi faranno la corte se non vi mostrerete troppo riservato. Al di là dall'essere civile, il che è assolutamente necessario, la perfezione della buona educazione consiste nell'essere civile con disinvoltura e con le maniere di un gentiluomo.
Per questo dovreste osservare i francesi che eccellono in ciò, e la cui cortesia sembra facile e naturale come tutto il resto della loro conversazione. Laddove gli inglesi sono spesso goffi nelle loro dimostrazioni di attenzione, e quando intendono essere civili sono troppo imbarazzati per mostrarlo. Non potete immaginarvi, né mi è possibile dirvi, tutti i vantaggi che possono derivare da un'aria elegante, da delle maniere amabili e da un modo di proporsi accattivante, e ciò vale non solo per le donne, ma anche per gli uomini e persino per gli affari. Sono queste le cose che seducono, ottengono la preferenza, giocano con il cuore fino a farne la conquista. Conosco un uomo, e lo conoscete anche voi, il quale senza un briciolo di merito, di sapere o di talento, si è innalzato milioni di gradi al di sopra del suo livello, soltanto grazie alla sua aria elegante e alle sue maniere accattivanti. E questo è così vero che il principe che lo ha innalzato così in alto lo chiama mio amabile buono a nulla. Ma di questo non fate parola, pur cosa. Vi confido questo segreto come la prova più grande che si possa immaginare dell'efficacia dell'apparenza, del modo di proporsi, dello stile e di tutte queste piccole inezie. Se le buone maniere erano indispensabili, non erano tuttavia sufficienti a garantire il successo mondano. Per avere successo, per piacere, bisognava anche possedere quel certo non so che, il je ne sais quoi. Qualità ineffabile che sfuggiva a ogni definizione, a ogni analisi razionale e di cui Lord Chesterfield tenta di dare la spiegazione in una lettera del 1768. Immagino che abbiate sentito e letto molte cose su quel certo non so che. E in francese come in inglese dal momento che l'espressione è ora adottata nella nostra lingua. Ma mi domando se abbiate un'idea chiara di ciò che essa significa, e in effetti è più facile sentirla che definirla. È la qualità più inestimabile, e adorna tutte le altre. Mi sforzerò di darvene una nozione generale, non potendovene fornire una esatta. È l'esperienza che deve insegnarvela, e lo farà se vi porrete attenzione. Si tratta, a mio parere, dell'insieme di tutte le qualità piacevoli del corpo e della mente, dove nessuna predomina in modo tale da escluderne le altre. Esso ci predispone a favore di una certa persona senza conoscerla abbastanza da giudicare il suo merito intrinseco o i suoi talenti, e ci inclina a supporle buon senso, buona natura e buon carattere. Un approccio gentile, maniere graziose, un modo di parlare gradevole ed eleganza di stile sono ingredienti importanti di questo insieme. Si tratta, insomma, della quintessenza di tutte le grazie. A questo punto, forse, mi domanderete di darvi una definizione delle grazie, cosa che posso fare solo facendo ricorso a quel certo non so che, così come posso definire quel certo non so che solo facendo ricorso alle grazie. Nessuno le possiede tutte. Socrate, il pagano più saggio e più onesto mai esistito, attribuiva alle grazie un'importanza tale da consigliare ai suoi discepoli di offrire loro sacrifici. Sulla scorta di un'autorità così somma, vi raccomanderò in tutta onestà di sacrificare loro. Invitatele, invogliatele, supplicatele di accompagnarvi in tutto ciò che fate e dite, e sacrificate loro ogni attimo d'ozio e di pigrizia. Tramandate di generazione in generazione, le buone maniere erano diventate per le dame dell'alta società francese una seconda natura. Non era così per una provinciale svizzera come Madame Necker, approdata a Parigi e improvvisamente al centro della scena mondana, perché suo marito, Jacques Necker, era stato chiamato nel 1777 ad assumere l'importantissima carica di controllore generale delle finanze. Con metodicità svizzera, Madame Necker incominciava a osservare il comportamento delle dame del bel mondo, tentando di imitarlo, e appuntando giorno dopo giorno sui suoi taccuini annotazioni, riflessioni, consigli. E in effetti questi suoi taccuini possono essere anche considerati l'ultimo manuale di buone maniere scritto in Francia, prima della Rivoluzione francese. Se si fa o si riceve una visita, bisogna sedersi dolcemente, con un'aria calma, avere uno sguardo interessato e attento, dire delle parole delicate o cortesi, non fare mai uso di espressioni troppo forti,
non cercare di far sapere di essere in rapporto con le persone importanti di cui si parla, non volere troppo riempire ed animare la conversazione, tollerare qualche pausa, lasciar venire la parola a sé e non correrle incontro. Così ci si mostra superiori a quel che si dice, mentre la premura di parlare fa supporre che si reputi il proprio pensiero degno d'ammirazione. Non bisogna affrettarsi a raccontare delle storie, e nella conversazione ci si deve concedere dei momenti di abbandono solo quando è un movimento dell'anima a trascinarci, nostro malgrado, sotto la spinta del dolore o dall'indignazione. L'abbandono si addice anche nelle esplosioni di allegria, e allora si può esagerare, ma la fredda determinazione non piace mai. Uno dei primi requisiti di una dama di mondo era saper ricevere. Madame de Rambouillet aveva fissato una volta per tutte le regole di base di questo rito. Bisognava essere una piccola compagnia scelta, legata da vincoli di simpatia e di affinità. La famosa romanziera del Seicento, Mademoiselle de Scudéry, ci dice invece come non bisogna ricevere. I suoi consigli sono rivolti alla società del Seicento, ma sarebbero attualissimi anche oggi. Siete troppo ragionevole ed educata per dare, come fanno certuni, quei terribili ricevimenti con cui ci si vuole disobbligare in una sola volta di tutti gli inviti a pranzo ricevuti nel corso di un anno. Di quei ricevimenti a cui prendono parte un gran numero di persone che per lo più non si conoscono, che non sanno di cosa parlare, dove gli sciocchi sono assai più numerosi della gente di merito, dove tuttavia si parla molto per non dire niente, dove la conversazione è un rumore confuso piuttosto che un autentico scambio, dove regna la cerimoniosità e dove noia e fastidio sono di casa, dove, infine, la moltitudine fa rimpiangere di non essere soli. Madame du Deffand aveva detto: «La cena è uno dei quattro fini dell'uomo, ho dimenticato gli altri tre». La battuta paradossale sottolinea l'importanza che il rito del pasto aveva nella socievolezza francese d'antico regime. Ormai molto anziana, Ninon de l'Enclos scriveva al suo amico Saint-Évremond, in esilio a Londra, quanto avrebbe desiderato di condividere ancora una volta con lui il piacere di cenare e conversare insieme. Ah, come invidio quelli che vanno in Inghilterra! E come mi farebbe piacere cenare ancora una volta con voi. Ma non è una cosa grossolana desiderare una cena. Lo spirito ha dei grandi vantaggi sul corpo, eppure questo corpo fornisce spesso dei piccoli piaceri che si ripetono e che sollevano l'anima dalle sue tristi riflessioni. Vi siete spesso preso gioco di quelle che facevo. Le ho messe tutte al bando. Sono fuori luogo quando si è giunti all'ultimo periodo della vita. Bisogna accontentarsi del giorno in cui si vive. Anche questa lettera, scritta un secolo dopo dall'abate Galiani nel 1764 e indirizzata a Madame Necker, riflette una profonda nostalgia. Galiani era dovuto tornare a Napoli e partecipava con il pensiero a una cena a casa dei Necker, a una di quelle cene in cui si raccoglieva tutto lo stato maggiore dell'intelligenza parigina. Vi scrivo a una condizione: che non mi rispondiate con una lettera troppo bella o troppo sublime. Voglio sapere da voi, semplicemente alla buona, come state? Vi annoiate? Ecco le mie domande e le mie curiosità. Sono naturali, perché non dubitatene. Non c'è venerdì che non venga da voi in spirito. Arrivo. Vi trovo ora ancora intenta a farvi bella, ora allungata su quella duchesse. Mi siedo ai vostri piedi. Tomane patisce, senza troppo mostrarlo. Morlaix non nasconde il suo furore, Grimm e Suard ci ridono sopra di buon cuore e il mio caro conte di Creutz non si accorge di niente. Marmontel trova che valga la pena di imitarlo e voi, signora, siete combattuta da due delle vostre virtù più belle, il pudore e la cortesia, e alle prese con questo conflitto mi trovate un piccolo mostro più imbarazzante che odioso. Si annuncia che il pranzo è servito. Passiamo a tavola. Gli altri mangiano di grasso,
Io osservo il magro e mi lancio su quel merluzzo venuto dalla Scozia che mi piace moltissimo e di cui faccio una scorpacciata, pur ammirando l'abilità della B. Morlet nel tagliare un piccolo tacchino. Ci si alza da tavola, si è arrivati al caffè. Tutti parlano contemporaneamente. La B. Morlet è d'accordo con me che Boston e l'America inglese sono separati per sempre dall'Inghilterra. E intanto Creutz e Marmontel convengono che Gretry è il Pergolesi francese. Monsieur Necker non trova niente da obiettare, china la testa e se ne va. Ecco i miei venerdì. Ma voi mi vedete come vi vedo io? Avete altrettanta immaginazione? Se mi vedete e mi toccate, sentirete che adesso vi sto baciando teneramente la mano. Sorridete? Allora addio. Sono contento. Una lettera del cavaliere di Lille al principe di Ligne ci trasporta invece a Versailles, nell'appartamento di Diana di Polignac, cognata della favorita di Maria Antonietta. Siamo nel 1780. 9 anni prima della Rivoluzione francese. Eppure niente sembra turbare la solare allegria di questo gruppo di giovani aristocratici, la cui leggerezza sarà presto fatale alle sorti della corona francese. Che tacchino abbiamo appena mangiato a casa della contessa Diane! Mio Dio, che bella bestia! È stato il signore di Poix che l'ha fatto venire dalla riserva reale. Eravamo 8 intorno a lui, la padrona di casa, la contessa Jules, le signore de Nain e de la Force, il conte d'Artois, il signor di Vedreuil, il cavaliere di Clusol ed io. Abbiamo parlato di voi, e poi dell'ammiraglio Keppel, e poi del tacchino, e poi della cattura delle nostre 2 fregate, e poi dell'inquisizione spagnola, e poi di una grossa forma di gruviera che il nostro ambasciatore in Svizzera ha appena mandato ai suoi figli. E poi della strana condotta degli spagnoli nei nostri confronti, e poi di Mademoiselle Theodore, che danza in fede mia meglio che mai, e che ieri ci ha incantato con il suo talento, non meno di quanto ha fatto Mademoiselle Cécile con i suoi vezzi giovanili. Domani la regina vedrà tutti quanti per la prima volta. Fino ad ora aveva visto soltanto coloro che hanno diritto d'accesso alla sua stanza. È un po' dimagrita, ma la sua salute è buona. Il re si rivela ogni giorno di più buon marito. Buon padre, buon uomo. Non lo si può vedere senza amarlo sinceramente e senza ammirare in lui la probità personificata. Vi assicuro che siamo fortunati di avere questa coppia sul nostro trono, che nella sua bontà e il cielo che ve l'ha messa ve la conservi a lungo. Domani ce ne andiamo tutti a Parigi per celebrare l'inaugurazione della deliziosa Petite Maison che si è fatto fare il duca di Coigny e dove metteremo... Cosa credete che metteremo? Metteremo per la prima volta i piatti in tavola. Avremo facezie, proverbi, couplet, gioie di ogni tipo e sarà una bellissima cerimonia. Si conclude così la trasmissione di oggi. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a lunedì.